Buongiorno a tutti ragazzi, un saluto da Scorpion e dal Press e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a parlare a 360 gradi del mondo endurance. Cosa andremo a vedere? Andremo a vedere vari aspetti senza entrare troppo nel dettaglio perché verrebbe un video di 25 minuti e comunque sarebbe molto molto complicato. Però andremo a vedere un pochettino quali sono i fondamenti dell'endurance, i fondamenti di una programmazione basata sull'endurance appunto e che cosa significa endurance soprattutto nel mondo calisthenics. Perché ragazzi, per noi l'endurance non è solo fare 1 miliardo di reps. Esattamente, esattamente. L'endurance è un qualcosa di un pochettino più vasto e per quel che possa sembrare anche più complicato, perché oggi non vi daremo la formula magica per allenare l'endurance, non vi daremo la formula esatta per allenare l'endurance, perché una formula esatta e magica non esiste. Esiste qualcosa che può funzionare per qualcuno, esiste qualcosa che può non funzionare per un altro. Infatti, se io facessi la stessa scheda che fa Scorpion in una programmazione endurance, non per forza arriveremmo allo stesso risultato, anzi potrei addirittura non progredire come potrei progredire se la facessi in maniera più mirata, più individualizzata. E questa è uno dei punti fondamentali nella programmazione di un allenamento endurance, ma non solo. Come sappiamo, la programmazione è fatta di vari aspetti, di moltissimi aspetti. Uno di questi è l'individualità. Perché? Perché l'individualità in ognuno di noi, appunto, individualità, si basa su quello che è l'individuo. Quindi un qualcosa di troppo specifico per una persona potrebbe non esserlo per un'altra e così via. Esatto, poi c'è anche da dire che quello che funziona magari oggi, in questo momento, in questo ciclo di allenamento su di me potrebbe non più funzionare magari nel prossimo ciclo, e questo sempre il discorso che ci allacciamo adesso di variabilità dell'allenamento. Quindi bisogna sempre variare gli stimoli, perché appunto uno stimolo allenante adesso potrebbe poi non esserlo in futuro. Esatto, e come andiamo a variare questi stimoli? Utilizzando vari protocolli. Non fissiamoci sulle serie ripetizioni, perché le serie ripetizioni sono assolutamente la base, sono assolutamente una cosa fondamentale e utilissima da usare, soprattutto in ambito piuttosto di forza che di endurance, perché comunque le serie fisse, il 5x5 con la progressione lineare, non lineare, funzionano molto di più su un programma di forza. Esatto, esatto. Invece nell'endurance, meno male, diciamo, possiamo utilizzare vari stimoli. Ad esempio, possiamo usare un protocollo EMOM, sì, un AMRAP, un EDT, possiamo utilizzare varie cose che pur sembrando più semplici, in realtà poi sono più allenanti, perché vanno a stimolare, vanno diciamo a dare stimoli diversi che un protocollo fisso non darebbe. Vi faccio un esempio: fare un 5x15 ripetizioni con 2 minuti rest sembra più allenante di fare un EMOM ad esempio 6-7 per 10-15 minuti. Non lo è. Non lo è, perché lo stimolo è diverso, i tempi di recupero sono diversi, e sui tempi di recupero potremmo fare un altro video, perché sono anch'essi totalmente dipendenti l'uno dall'altro. Nel senso, se io recupero un minuto vado ad allenare un certo stimolo, se recupero 30 secondi un altro e così via. Infatti nell'endurance soprattutto, insomma, il tempo di recupero è veramente importante da variare, cosa che magari in un allenamento prettamente di forza non lo è, perché i recuperi saranno bene o male sempre sopra i 2 minuti. Invece nell'endurance variare il tempo di recupero è forse più importante che il variare il numero di ripetizioni. Quindi uno dei principi appunto su cui basare le schede sono l'individualità e la variazione degli stimoli, che non significa fare ogni giorno una cosa diversa. Assolutamente, perché ogni giorno una cosa diversa poi va in un calderone in cui non c'è il terzo punto fondamentale di una scheda, che è la progressione. Esatto. La progressione nelle schede è una cosa fondamentale, importantissima. Senza progressione non si riesce a capire, uno, se si migliora, perché senza progressione non si può migliorare, e due, non si migliora. Cioè, sì, senza una progressione... Se si ammucchiano rep, esatto, a caso in un allenamento, non si può capire se si è fatto meglio della volta prima, e quindi non ha senso. Quindi anche nell'endurance
per quanto sia divertente allenarsi in gruppo, insieme, fare routine, ripetizioni a caso, che ci sta, per l'amor di Dio, è una cosa che va benissimo, però bisogna comunque avere un programma di allenamento mirato. Esatto, esatto. Proprio sulle routine spenderei due parole, perché le routine sono, diciamo, fondamentali, sono comunque degli ottimi allenamenti nell'endurance. Delle routine, o comunque i portatori delle routine come i Barbarian, hanno fatto delle routine il loro allenamento e hanno dei risultati incommentabili, nel senso assolutamente, assolutamente unici. È anche vero che però le routine magari per persone, per neofiti, non sono la via più semplice, non la migliore, perché torno a ripetere, non esiste un allenamento giusto e un allenamento sbagliato. Magari uno sbagliato c'è, nel senso che sì, ovviamente gli allenamenti a caso fate male, esatto, a parità di qualità del movimento, esatto, e di esezione corrette, non esiste un allenamento, esatto, sbagliato. Non esiste un allenamento sbagliato, però magari con una programmazione fatta su alcuni punti, alcuni stimoli, alcune basi fondamentali, può portare a una progressione migliore nel tempo. Tutto qua. Le routine però sono un utilissimo strumento che si possono inserire in una programmazione. Assolutamente, le routine sono un utile strumento da inserire in una programmazione, però sempre basandosi su ciò che abbiamo detto prima. Un'altra cosa fondamentale e da non sottovalutare è il punto di partenza, nel senso che per ogni scheda, che sia comunque o di forza o di endurance, ma soprattutto di endurance, bisogna fare dei test iniziali, perché bisogna avere chiaro il punto dove sia, senza mentirsi, senza pensare di fregare ripetizioni, perché tanto si va a fregare solo chi ti allena, se esatto, vi fate seguire, oppure se noi fregare stessi, esatto, che ancora esatto, peggio, noi stessi, forse. Perché mentiamo a noi stessi solo per mettere un video su Instagram o una frase o delle cose che poi in realtà non sono veritiere e non portano da nessuna parte. Come si prendono i massimali? Infatti, e quindi qua vediamo anche da questo il punto di partenza di un esempio di programmazione. Esatto. Quindi vediamo come noi consigliamo di prendere i massimali. La partenza del massimale deve essere un massimale fatto qualitativo. Un massimale qualitativo qual è? È un massimale in cui le ripetizioni sono fatte al meglio della forma e soprattutto la serie non viene spezzata, quindi sono ripetizioni in ritmo. Esatto. Perché? Perché le ripetizioni in ritmo sono ripetizioni, comunque sono numeri, sono massimali allenabili. Se io faccio un massimale tirato alla morte, quel massimale non sarà mai niente. Esatto, non sarà mai allenabile, esatto, perché se io faccio 10 ripetizioni di cui 6 in ritmo e 4 riposando per peso, esempio nel pull up, magari con un mini kip per arrivare alla decima, quella decima ripetizione non è nelle nostre corde. È uno dei massimali, per carità, quando si vogliono provare i massimali di pull up, io stesso quando provo i massimali ogni tanto ci do il colpo, perché sì, però voglio poi arrivare, si va a contare, però esatto, si prende in considerazione. Infatti, altro consigliamo anche quando, se vi allenate da soli, prendete i massimali, di filmarvelo sempre, almeno vi rendete anche conto di della qualità appunto del massimale. E appunto, riallacciandomi al discorso di che deve essere fatto il ritmo qualitativo, è davvero importante per vedere appunto poi la progressione, perché poi se tiri alla morte, quanto hai tirato alla morte, boh, chi lo sa, non è replicabile una prestazione del genere. E poi perché lavorando su percentuali sarebbero impossibili da lavorare in caso di un massimale tirato alla morte, quindi non ha ancora meno senso calcolarsi un massimale del genere. E soprattutto dovete pensare che una scheda deve essere sostenibile, un programma deve essere sostenibile. I programmi insostenibili sono programmi che hanno vita breve, vi creano stress. Sì. Quando dovete pensare di allenarvi, una cosa importante è andare ad allenarsi con la voglia di allenarsi. Sembra una stupidata, no, però è davvero importante, perché però schede impossibili vi portano ad avere ansia prima di allenarvi, esatto, e frustrazione dopo, durante l'allenamento, quando non si riesce a ottenere quel risultato, quel numero prefissato. E se malauguratamente non sono ben studiate, si passa poi a una situazione ancora ben peggiore, che è l'overtraining. Sì. Andare in overtraining per una programmazione studiata male o comunque tirata alla morte non ha senso. Meglio metterci un po' di più, ma allenarsi nel miglior modo possibile, in modo che ci sia un costo-beneficio
sforzo, vedi che sia il migliore possibile. Questi sono quattro punti, sono cose fondamentali che probabilmente tutti conoscete, assolutamente tutti conoscete, magari qualcuno no, però se si va a parlare di programmazione di un allenamento endurance, questi devono essere i punti fondamentali. Ripeto, torno a ripetere, non stuferò mai di ripeterlo, il nostro, il mio, il suo non è un programma, comunque non è una concezione unica, universale, non esiste la concezione universale, è un qualcosa che noi abbiamo testato su di noi e comunque abbiamo visto che anche allenando persone al corso, piuttosto che è una cosa che funziona. Ci sono casi molto comunque sotto gli occhi di tutti in cui magari si vedono progressioni assolutamente incredibili, ma perché sono dei fuoriclasse. Bisogna comunque pensare che nel calisthenics, nel calcio, nell'NBA, nel tiro al bersaglio ci sono quelli che sono i fuoriclasse, ci sono quelli che sono portati, ci sono quelli che sono assolutamente dei fenomeni, che riescono ad avere dei risultati che tutti non possono avere, o comunque tutti possono avere ma in molto più tempo e con metodologie diverse. Fuori classe del calisthenics li conosciamo tutti, nel campo endurance li conosciamo tutti, uno tra tutti può essere Sergio, il nostro Sergio Di Pasquale, che lui, vi faccio un esempio, lui è un atleta dedito al numero di ripetizioni, a macinare ripetizioni, al volume, come unico parametro, quasi unico parametro, di ripetizioni in un determinato tempo, esatto, quindi in un allenamento. Esatto. Ed è una cosa assolutamente incredibile quella che fa, che però, faccio un esempio, su di me non funziona. Non funziona neanche su di me, perché io ho la tendenza, se a, purtroppo sarò anziano ormai per questo sport, a infortunarmi, ho comunque non reggere volumi esagerati e allenamenti anche così lunghi. Esatto. Poi altra cosa sempre riferita al discorso di prima, dobbiamo smettere di pensare che appunto essendo uno sport di nicchia si può arrivare in un anno ai vertici. Cioè veramente ragazzi, come ha detto lui, ci vuole la genetica, bisogna essere portati, e anche chi è portato, vi assicuro che si è allenato per anni, in uno o due anni non andate da nessuna parte, cioè in uno o due anni potete iniziare a approcciare le gare standard. Esatto. Per, se guardate gli atleti ai vertici, si allenano da minimo 5, 6, anche 10 anni, ed è giusto così, perché sennò non è forza vera. Esatto. Non è forza vera, è come nell'endurance, nelle altre branche uguale, magari nelle skill può essere leggermente diverso perché ha leve super favorevoli, ma nell'endurance per arrivare a determinati numeri e a saperli gestire con una qualità del movimento corretta e fatta bene, ci vogliono anni, come in tutti gli sport. Quindi esatto. Il calisthenics non è diverso dagli altri sport. Quindi mettetevi nell'idea, nell'ordine delle idee delle cose, che per migliorare ci vuole tempo. Esatto. Chi per più, chi meno, comunque si parla di anni per arrivare a livelli comunque alti, che alti sono sempre soggettivi, esatto, perché il mio livello alto o top è diverso da quello di Sergio. Io lo accetto, cioè non posso dire assolutamente, io le routine di Sergio penso che non potrei mai farle nella vita. Vi faccio un esempio. Ed è giusto così. Esatto, un esempio su tutti e la chiudiamo lì. Il golden set che ha fatto Sergio, il 30-30-30, è una cosa che per me rimarrà sempre fantascienza. Sì. Perché quello è un livello a cui io comunque so che probabilmente non arriverei mai nella vita, o comunque ci potrei arrivare con molto più tempo, magari avendo comunque... Vediamola così. Esatto, esatto. Quindi la cosa è, non ponetevi limiti, perché i limiti sono solo limiti mentali ovviamente, ma comunque abbiate la concezione di ciò che si può e non si può fare, e soprattutto la concezione del tempo che ci vuole arrivare. È la pazienza, quindi. Perché sforzare le ripetizioni, sforzare gli allenamenti e portare il corpo al limite porta all'infortunio. L'infortunio porta allo stare fermi, lo stare fermi vi riporta alla base. Esatto. Quindi, pensa a quanto tempo si perde con un infortunio anche solo di 3 mesi. Sono 3 mesi in meno di allenamento fatto bene, perché alcune cose sicuramente non le potremo allenare nel modo giusto, e in più si riparte da indietro, quindi si fa un passo indietro. Quindi il primo obiettivo, io direi, e poi chiudiamo il video, evitate di infortunarvi. Preservatevi, preservate il corpo,
cercate appunto di trovare la miglior formula, sforzo guadagno. L'ultimissima cosa è entrate nell'ottica che l'endurance non è solamente sviluppabile tra virgolette body weight. L'endurance si può allenare anche attraverso i sovraccarichi. È un qualcosa di un po' più complicato, sì, magari anche già più elite, diciamo. Però è anche vero che la vera forza la si fa solo con i sovraccarichi. Quindi la forza è la base poi per tutto il resto, la forza poi vai a trasformarla poi in forza specifica o comunque resistenza, eccetera. Quindi la forza è una cosa che io in ogni programmazione non dimenticherei. Infatti per quello l'endurance e strength sono così vicine. Esatto. Perché esatto. Sempre comunque si parte dalla forza. Cioè sì, voi non potrete mai fare ripetizioni alte o altissime senza prima sviluppare la forza. Quello senza una base di forza. La base di forza deve essere comunque l'inizio, poi il resto viene da sé. Chiudiamo il video con due indicazioni. Uno, venite alle nostre gare, che sono importantissime, perché il One More Rep volume 4 è dietro l'angolo e visto quello dell'anno scorso, il livello degli atleti, è da lì che uno dice forse non ci potrò mai arrivare, perché è stata una roba allucinante, allucinante. Tutti gli atleti che erano in gara, spaziali, assolutamente spaziali, e quindi appunto se vi capita di passare tra virgolette a vedere la gara, venite. Se vi siete iscritti al circuito vi aspetto al prossimo. E ultima cosa ma non ultima, se avete bisogno di qualche indicazione più precisa, di qualche scheda, di qualche programmazione fatta su misura per voi, noi facciamo coaching online. Quindi scriveteci, abbiamo questo bel ragazzone qua che fa coaching online di tra virgolette di mestiere anche. Abbiamo altri due bei ragazzi che sono il Mattia e nel Fauno che fanno programmazioni, quindi scriveteci, io faccio solo programmazioni alle belle ragazze, basta. Esatto. Quindi vi lascio la mail sotto il video, assolutamente, così se volete scriverci siamo assolutamente disponibili. Se avete qualche cosa da obiettare al video siamo assolutamente aperti a qualsiasi tipo di risposta. Ripetiamo, ho già ripetuto mille volte che non diamo delle cose per fatte santificate, assolutamente mai, perché ognuno si allena nel miglior modo e ha i benefici che trae da, appunto, dal suo allenamento. Vi salutiamo, al prossimo video, scusate per i 12, 15, 18 minuti di video, ma non si poteva fare altrimenti. Ciao ragazzi, al prossimo video. Ciao.